Eccoci a un nuovo appuntamento con i protagonisti del Salone della CSR. Quest'anno sono tanti e abbiamo appunto aziende come Accor, che già da molti anni ci segue, e anche aziende nuove. Allora abbiamo Enrica Tomei di Accor. Enrica, voi siete, da sempre impegnati su questi temi, ma c'è un progetto vostro che mi è sempre molto piaciuto, che è Planet 21. Lo so che è difficile dirlo in un minuto, ma riesci a concentrare in un poche battute che cosa, qual è lo spirito? Ci proviamo. Accor è leader e pioniere nella sostenibilità fin dal 1994 con la creazione del Dipartimento Ambiente, che poi ha avuto chiaramente una evoluzione rispetto a quelle che sono le esigenze chiaramente dei clienti e le normative vigenti, fino a diventare oggi quello che è il nostro programma di sviluppo sostenibile, che si chiama Planet 21. Planet 21 agisce fondamentalmente in quattro aree d'azione verso i collaboratori, clienti, partner e comunità locali, con lo scopo di coinvolgere sempre più quello che sono i collaboratori per il loro benessere, agire nei confronti dei partner verso un impegno e un obiettivo comune in termini di sostenibilità, rivolgersi per e con le comunità locali con progetti concreti e avere fondamentalmente due obiettivi, che poi sono anche quelli, gli obiettivi del, due priorità che sono poi anche gli obiettivi del 2020, che sono il 30% dello spreco alimentare, questo grazie alla proposta in tutti i nostri hotel di un menù con piatti bilanciati e alla realizzazione di 1000 orti urbani all'interno dei nostri hotel nel gruppo alberghiero. E il secondo obiettivo è l'abbattimento delle emissioni di CO2 in tutti gli edifici nuovi o rinnovati. Senti, una cosa che mi ha sempre colpito è il lavoro che state facendo per sensibilizzare i vostri clienti. Anche qua, brevemente, in che cosa consiste? Innanzitutto l'impegno nella sostenibilità ci deve vedere in prima linea impegnati in quelle che sono azioni dal punto di vista sostenibile, come l'inserimento dei riduttori di flusso per ridurre lo spreco dell'acqua, piuttosto che l'adozione di lampade LED nella maggior parte delle aree comuni dell'hotel. Ma questo non toglie che anche i clienti in prima linea sono protagonisti nella sostenibilità. Per questo in tutti i nostri hotel i clienti vengono invitati e sensibilizzati ad agire in modo sostenibile, come per esempio riutilizzando l'asciugamani, il riutilizzo degli asciugamani, il risparmio derivante da questa azione da parte dei clienti e donato poi ad una onlus italiana per progetti di agroforestazione sul territorio italiano. Non solo, ma tutti i clienti chiaramente possono scegliere quello che definiamo il light housekeeping, ovvero possono scegliere di non rifare la camera, e con quello che appunto viene risparmiato hanno un buono al bar o al ristorante. Ovviamente a questo si affiancano tutte quelle che sono le azioni di raccolta differenziata in camera, piuttosto che nelle sale riunioni, piuttosto che eventualmente progetti poi di sensibilità sociale vera e propria. Grazie Enrica Tomei, e vedete come possono diventare anche gli alberghi ambasciatori di sostenibilità. Grazie a te, Rossella. Grazie.